All'origine era Cassetta Sistemi SRL, un gruppo informatico tra le prime aziende nel settore con soluzioni chiave in mano, ma anche per progetto o ancora applicazioni verticali realizzate ad hoc. Poi nasce Cassetta Solution Service SRL, ovvero l'evoluzione tecnica e tecnologica della cassetta NC. Ed infine, dalla stretta sinergia di due aziende fortemente specializzate e molto integrate, nasce Cassetta Group, a Imola. Oggi anche avanzati sistemi di allarme, videosorveglianza e domotica. Cassetta Sistemi, a Imola, via 2 giugno numero 23, telefono 0542 31020, www.cassetta.it. Conad Pedagna, a Imola, via Baruzzi numero 3, telefono 0542 68 31 08. Conad City, a Mordano, via Bulzamini 4/A, telefono 0542 52 57 6. Conad Bubano, via Lume 1815, telefono 0542 51 59 5. Ci siamo fatti in tre per voi e in tutti i tre nostri punti vendita troverete gastronomia calda e pane di nostra produzione. Vi aspettiamo al Conad. Autospurghi Sabioni, pulizia fosse biologiche, stasatura tubi di ogni genere. Siamo in via Malatesta 75 a Imola, telefono 347 41 55 374 348 22 96 718. Autofficina Settembrini, autodiagnosi computerizzata e riparazione di tutte le marche di auto, ricarica di aria condizionata, collaudi in giornata. Siamo in via dell'artigianato numero 9 a Mordano di Bologna, telefoni fax 0542 55 127. Autofficina Settembrini, in viaggio senza problemi. Siamo arrivati al sesto e quest'anno dalle Vespe ci siamo allargati alle Fiat 500, le auto storiche, le moto storiche, ma non disdegnate anche le moto, diciamo, le più attuali, perché deve essere un divertimento, quello dell'aria fra i capelli, del finestrino aperto e poi ci si può godere questo bel paesaggio, vero Fabio? Sì, diciamo che abbiamo aperto tutti per essere sempre più numerosi, divertirci sempre di più, è aperto tutti i tipi di moto, anche scooter, chi volesse venire sempre ben accettato, diciamo. Quota iscrizione 10 euro, che è compreso il gadget, è compreso il buffet, il barettino di bagnare, che ringraziamo per il secondo anno che ci dà questa opportunità, e poi si torna qui al Palio Bubano, che c'è il pranzo, diamo tutto questo. Quest'oggi eravamo in 30 iscritti. Ringrazio il Caterina Sforzi, ha dato supporto ai motori e agli incroci, e Vespa Club Castel San Pietro, che anche se non sono venute perché c'era il raduno mondiale a Mantova di Vespe, e ci ha aiutato lo stesso a fare pubblicità, quindi però è andato così via. Senti, tu che sei un appassionato, soprattutto un esperto conoscitore, qual era la Vespa più vecchia che c'era presente? Era la mia, del 51. Addirittura. E quella bella moto che sembrava un misto tra una moto e una bicicletta, e mi hanno detto che era una moto da corsa. Sì, il Testi. Quella sì, la corsa, era da corsa di una volta. Gli che anno è? 68. Come auto invece la più, credo, anziana è questa signora, questa Triumph? Sì, deve essere questa qui. Abbiamo avuto un Mercedes, tantissime 500, una Fiat 126 addirittura. Del 73.
Ciao, posso chiederti il tuo nome? Certo, Mimmo. E sei uno, anche tu hai dato una mano ad organizzare? Sicuramente, essendo un amico di Fabio, do una mano a organizzare appunto questo incontro annuale che è molto importante per noi. Cosa c'è in una Vespa che non ha un'altra moto? Beh, diciamo che dà emozioni diverse da quello che può essere una moto da strada e magari vecchi ricordi, è tutta un'altra sensazione. Questo è un bellissimo Mercedes, mi sembra originale, credo anche nei colori, in tutto e per tutto, di proprietà di? Mio nonno, Manara Guido. Che ah, non è il tuo? Cioè, io adesso me lo sto ereditando, sto prendendo il possesso piano piano. Tu ti chiami? Io sono Fabio. Che brezza è guidare un Mercedes di questo genere? Cioè, che cosa ti dà una macchina così? Perché era una macchina molto importante, se tempi di che anno è? 1972. Però sì, adesso la guida, sono abituato alle macchine più moderne, quindi è molto difficile, anche il volante è tutto molto più complicato, però è sempre un'emozione. Vediamo, clacson, un clacson di un Mercedes, cilindrata 2120, modello 220V. Funziona! E parte una delle nostre amiche staffette, l'altra è là dietro che ci sta attendendo, che ci guarda col broncio, perché vede che sto guardando questa bella moto di Bruno. Bruno è il presidente del Moto Club Caterina Sforza. Che moto bellissima, ti devo fare i miei complimenti, è veramente performante, è una moto e poi è una Guzzi, cioè voglio dire, la Guzzi resta sempre una Guzzi, no Bruno? Sì, grazie per i complimenti. Come fargli una donna bella donna, vedo che apprezzate molto i complimenti fatti a delle moto che sono veramente dei pezzi unici. È vero, hai ragione, sai, la passione dà questa possibilità di portare avanti nel tempo vecchie moto come questa, che è un 74, per cui inizia ad avere già i suoi anni. Volevo parlare del tuo raduno che farai il 27, che l'anno scorso abbiamo seguito, c'era un collega per me, però so che è stata veramente una bellissima esperienza. Sì, è stata una bella manifestazione anche l'anno scorso, una bella partecipazione numerosa. Abbiamo avuto oltretutto altri bei pezzi che fino all'anno scorso non avevamo mai avuto. Si terrà il 27 luglio nella solita festa del voto, partenza la mattina, allora dalle 8 in poi ci sono le iscrizioni, alle 10 si partirà col giro turistico, che non abbiamo ancora definito, ma sarà un giro turistico più o meno di una quarantina di chilometri. Poi ci sarà di nuovo il ritorno a Bagnara col pranzo gestito dal ristorante da Guido. Un appuntamento che ormai è diventato tradizione, sempre molto bello, colorato, con vespe lambrette, anche le auto d'epoca. E quest'anno il tempo minacciava, ma per fortuna nessuno ha preso l'acqua. E è appunto una cornice molto bella e molto prestigiosa, quella del Palio del Torrione. Queste due ore, la domenica mattina, dedicate a questo raduno, stanno diventando giustamente, meritatamente, un appuntamento importante. Ecco, questa mattina l'ho vista arrivare, preciso, puntuale all'appuntamento di partenza, ma senza lambretta, sindaco. So che lei ne aveva acquistata una ad hoc proprio per l'evento tempo fa. Sì, Vespa per la verità, avevo acquistato un muletto tra virgolette, cioè una Vespa di ripiego, perché la mia incidentata a suo tempo, mi ero ripromesso all'inizio del mandato di sistemarla, ma ancora non gliel'ho fatta perché sono stato preso da altro. Chissà in questo nuovo mandato se riuscirò a sistemare, a ripristinare la Vespa, e per poter non solo partecipare a questo bel raduno, ma anche perché la uso tutta l'estate. Poi mi sono trovato bene con la Vespa di ripiego, anche per questo forse non ho avuto la premura di ripararla. Il gruppo delle Vespe, a cui va un ringraziamento, gli organizzatori, Settembrini, tutti i loro collaboratori, ecco, rendono poi questo pranzo della domenica a mezzogiorno ancora più nutrito, e anche questo crea festa e crea voglia di comunità e di stare insieme. I'm picking up girls.